Buonasera, benvenuti ai Fatti e le Opinioni. Noi spesso indichiamo nel sistema creditizio uno dei punti critici, soprattutto negli ultimi anni sul nostro territorio, per il sostegno ad una crescita dell'impresa, soprattutto non della grande impresa, sul nostro territorio. Ormai da un paio d'anni seguiamo, parallelamente a questo ragionamento, un'esperienza virtuosa che è quella che ha dato vita ad una serie di strumenti di sostegno attivati dal mondo del credito cooperativo al fianco di imprese ed in particolare di alcune filiere. Di questo torniamo a parlare quest'anno perché ci eravamo lasciati appunto più o meno di questi tempi un anno fa su una serie di promesse, su una serie di progetti, su una serie di indicazioni e vogliamo andare a verificare, così come avevamo detto anche a voi telespettatori, se poi si era tutto avviato, se si era tutto verificato, quanto andavamo sostenendo e quanto insomma, si andava progettando. Per questo siamo volentieri a parlare del rapporto tra il mondo del credito cooperativo e il sistema agroalimentare abruzzese in un distretto particolare che è quello della Val di Foro, ma insomma sono esperienze replicabili ovunque in un territorio come quello dell'Abruzzo, avendo ospite con noi il presidente della BCC abruzzese, Michele Borgia. Buonasera professore. Buonasera, salve, buonasera a tutti. E con lui appunto uno dei rappresentanti delle aziende che hanno creduto in questa sinergia e che stanno appunto, grazie anche a questi strumenti innovativi, portando avanti una progettualità di sviluppo. Il direttore generale di Cantina Tollo, Andrea Di Fabio. Buonasera, buonasera a tutti. Di Fabio. Allora, dicevo presidente Borgia, poi tra poco avremo anche un ospite in collegamento Zoom, che noi l'anno scorso ci eravamo lasciati con tutta una serie di buoni propositi, ecco, abbiamo anche l'albero di Natale, più o meno era questo il periodo, e insomma a fine anno poi si fanno anche i bilanci, perché questo 2022, tra le tante difficoltà che sono state quelle della guerra, della pandemia che non ci ha ancora del tutto lasciato, questo 2022 ha consentito comunque di portare avanti un progetto al quale voi tenevate in maniera particolare, tanto appunto da cercare di renderlo noto al grande pubblico attraverso anche la nostra emittente. Allora, Borgia, a che punto siamo con questo primo risultato operativo che insomma, è tangibile del rapporto tra distretto agroalimentare e il mondo del credito, in particolare del credito cooperativo? Grazie direttore, ci siamo mossi come avevamo previsto nel creare collegamenti molto importanti con il sistema agroalimentare della Val di Foro, che è un distretto ad altissimo potenziale di sviluppo, soprattutto per quanto riguarda il settore vitivinicolo. Il tema di fondo che ci ponevamo era cercare di individuare strategie sinergiche che potessero per un verso aiutare questo distretto a creare le condizioni per uno sviluppo che valorizzasse le produzioni spesso frazionate, perché è un po' di tutta l'Italia meridionale. Io sono pugliese di origini, ma in Puglia come in Abruzzo la proprietà fondiaria è molto frazionata, le singole produzioni fanno grande fatica a raggiungere i mercati internazionali e ad essere quotate in termini di prezzi e quindi di marginalità per i produttori in maniera adeguata. Quindi lo sforzo era soprattutto quello di andare con la nostra struttura organizzativa e con quella della capogruppo che ci ha assistiti, devo dire la capogruppo ICREA, noi facciamo parte del gruppo bancario ICREA e quindi abbiamo cercato sinergicamente con ICREA di proporci come interlocutori che potessero sostenere progetti di dimensioni inizialmente grandi, ma poi cercare di calarci nelle singole realtà e quindi sorreggere le iniziative, le esigenze e coprire i fabbisogni anche dei piccoli operatori. Tutto questo per lo sviluppo armonico di una zona che produce grandi quantità di uve, molte delle quali ancora oggi, devo dire, destinate alla vendita come prodotto sfuso. Quindi cercare di invertire quel rapporto non opportuno fra la quantità di mosto, di uve che viene
destinata alla vendita fuori regione, quindi va a creare valore in altri contesti territoriali, e la quantità di queste uve che invece trova adeguata valorizzazione nella nostra regione. Questa cosa è diventato per noi un motivo di grande impegno. Vorremmo creare tutte le condizioni che ovviamente, riscontrando le volontà imprenditoriali che sono presenti all'interno di questo distretto, ci permetteranno di portare questo vantaggio economico a questa zona, chiaramente anche da un punto di vista egoistico. Come presidente della Banca di Credito Cooperativo, abbiamo intravisto nello sviluppo di questo settore, che è un settore trainante per l'economia, anche la possibilità di creare delle importanti basi di sviluppo per il nostro istituto di credito, e abbiamo deciso di chiedere e abbiamo ottenuto l'autorizzazione per l'apertura di una nuova filiale proprio in Val di Foro, che è finalizzata strategicamente a raccogliere e a corrispondere alle esigenze di credito di ogni taglio, perché con il CREA riusciamo ad andare su tagli dimensionalmente grandi e su un livello di sofisticazione dei prodotti e dei servizi che offriamo abbastanza rilevanti, come anche su esigenze più diciamo umane, più calibrate sui piccoli operatori, sulle quali noi siamo storicamente impegnati, anche in relazione alla dimensione del nostro istituto, che rimane un istituto di piccolo taglio, che comunque cerca di fare in maniera sempre molto coerente con le esigenze del territorio la sua attività di trasmissione, cinghia di trasmissione del risparmio in formazione delle famiglie verso i territori in cui quel risparmio si forma. Quindi anche nella Val di Foro cercheremo di svolgere, come abbiamo già fatto in tante altre realtà, questo ruolo che ci ha dato ragione. In contesto anche pandemico siamo riusciti a portare avanti lo sviluppo della banca, che oggi raggiunge risultati particolarmente positivi. Questo è l'anno migliore nella storia dei 65 anni di vita della banca, nonostante siamo appena all'uscita delle fasi di crisi molto gravi provocate da prima dalle congiunture, poi dal Covid e infine dalla guerra. Quindi ci auguriamo di poter svolgere il nostro ruolo in maniera molto, molto coerente con le esigenze degli operatori, insomma. Bene, Di Fabio, Cantina Tollo è un colosso del mercato vitivinicolo internazionale. Un paio di giorni fa è stato votato dall'Assemblea dei Soci anche un bilancio di sostenibilità. Anche i vostri numeri che avete comunicato sono evidenti, cresciuti anche negli ultimi anni, nonostante appunto un contesto difficile. Parliamo di un fatturato di 47,6 milioni di euro, con una crescita del 51% sul mercato estero e 13 milioni di bottiglie commercializzate in tutto il mondo. Al di là di questi grandi numeri, però, voi siete un'azienda cooperativa. Il tema della cooperazione nel credito e la cooperazione nella produzione vitivinicola in particolare, ma diciamo anche cooperazione nel mondo delle aziende su un territorio come l'Abruzzo, che è ricco di cooperative, come si intrecciano, come avviano una sinergia proprio a fronte di queste sfide che invece sono enormi dal punto di vista dei mercati e dei competitor? Sì, intanto, direttore, consentimi di ringraziare il presidente Borgio, perché ha assunto la governo di un istituto di credito che si è dimostrato veramente in grado di affiancare aziende che sono potenzialmente in sviluppo o che sono già in sviluppo come la nostra. Questo è un elemento fondamentale per realtà di piccole e medie dimensioni, perché è vero che la nostra cooperativa è un'azienda che vanta su un fatturato di quella portata che hai detto tu, con circa 700 soci e oltre 2500 ettari di vigna gestiti, però è anche vero che non sempre c'è dall'altro lato, soprattutto nel mercato finanziario, un interlocutore capace di flessibilità, rapidità nel intuire le esigenze di aziende che sono in crescita come la nostra.
La cooperativa oggi credo che sia sottovalutata come strumento di sviluppo in generale di realtà come quella vitivinicola, perché perché oggi stiamo assistendo a dei fenomeni molto particolari dove l'aggregazione nel vitivinicolo viene considerata solo come quella che può derivare dal mondo dei grandi fondi di investimento. Abbiamo assistito a dei fenomeni anche nella nostra regione ultimamente. Io credo che invece la cooperativa oggi sia uno strumento molto efficace da questo punto di vista nella risposta a quella millenaria sfida tra Davide e Golia, dove il piccolo detentore di un appezzamento di terreno e quindi di vigna nel nostro caso debba trovare il modo per riuscire ad affrontare la sfida della globalizzazione e che passi non solo per una possibilità di sbocco sul mercato in maniera più agevolata, ma anche per una gestione imprenditoriale della propria attività e anche per il discorso dell'accesso al credito di cui stiamo parlando. Come dicevi giustamente tu, noi abbiamo presentato insieme al nostro bilancio anche il bilancio di sostenibilità. Si fa tanto parlare di questo termine sostenibilità. Ecco, torno a spendere e a spezzare una lancia a favore della cooperativa che per sua natura giuridica è sempre stata una forma di aggregazione che ha permesso di realizzare la sostenibilità da un punto di vista ambientale, la sostenibilità da un punto di vista economico, la sostenibilità da un punto di vista sociale. Pensiamo che avere 2.500 ettari di vigna gestiti dai nostri proprietari, che sono i nostri soci, i nostri viticoltori, è la prima garanzia di una tutela ambientale su una superficie così ampia. Se si riesce a dare un indirizzo di gestione del territorio da questo punto di vista e quindi c'è un management che è in grado di gestire questo tipo di attività, evidentemente si riesce a fare un lavoro di tutela e salvaguardia dell'ambiente. Lo stesso dicasi ovviamente in maniera molto facilmente intuibile per quanto riguarda tutti gli aspetti di riflessi economici e sociali che si hanno avendo una azienda che gestisce la vita di circa 700 soci, di circa 100 famiglie con indotti ancora più importanti, per cui è di tutta evidenza che lo strumento cooperativistico è uno strumento in questo momento veramente interessante nella possibilità di attuare uno sviluppo armonico dell'agricoltura in generale abruzzese ma anche quella italiana. Bene, dopo questa introduzione noi entreremo nel vivo anche delle tematiche riguardanti il mondo del credito e il mondo della produzione agroalimentare vitivinicola in particolare. Ora ci fermiamo per qualche istante, tra poco riprenderemo la linea da studio. Siamo tornati in studio, aggiungiamo a questi ragionamenti anche l'intervento di un terzo interlocutore che insomma ha un ruolo di grande rilevanza perché rappresenta il gruppo ICREA, il gruppo delle banche di credito cooperativo di tutta Italia, ed è responsabile proprio del settore dell'unità operativa sui crediti agrari, ed è Marco Mancinelli che è in collegamento con noi da Roma. Noi lo salutiamo, buonasera dottor Mancinelli. Buonasera a tutti. Allora, noi abbiamo parlato finora di come il mondo cooperativo sia nel credito che nella produzione si sia incontrato sulla strada di una progettualità comune per le sfide anche a mercati molto complessi su cui i competitor, come diceva Di Fabio, sono davvero sia finanziariamente che dal punto di vista della mole produttiva particolarmente impegnativi a dir poco. Ma quale interesse può avere una grande banca come ICREA in controtendenza anche rispetto a quanto avviene negli altri interlocutori del sistema bancario, ad investire in questi piccoli distretti che sono circoscritti dal punto di vista territoriale, anche specializzati in produzioni agroalimentari nei territori italiani? Sì, allora, innanzitutto un ringraziamento a voi e al Presidente Borgia e al Dottor Di Fabio per questa opportunità. Allora, il gruppo ICREA è sempre stato presente in questi distretti. Nasciamo come fondamentalmente casse rurali, artigiane, le banche del nostro gruppo
sono storicamente vocate ad assistere questi distretti. E in qualità di capogruppo che rappresentiamo in CreaBanca, supportiamo in questa attività incessante le banche sui territori. Sul settore agribusiness, sicuramente andiamo in controtendenza rispetto ad altri partner, perché crediamo che sostenere appunto delle filiere e dei distretti agroalimentari di pregio sia un volano per il nostro gruppo, ma soprattutto per tutte le comunità locali, per le imprese stesse. Mi piace ricordare che su questo frangente siamo il gruppo che è maggiormente attivo su una delle misure agevolative che più sono in voga in questo momento, che sono i contratti di filiera di distretto, che appunto vanno appunto a sostenere le filiere produttive agroalimentari di pregio, e Cantinatolo sicuramente è una rappresentazione chiara e inequivocabile. Infatti proprio con Cantinatolo abbiamo sostenuto un contratto di filiera importante, ecco, sul segmento vitivinicolo, e proprio con Cantinatollo abbiamo anche contribuito a sviluppare delle progettualità di valorizzazione di alcuni vitigni e vini autoctoni, come ad esempio la DOC Tullum. Abbiamo sostenuto il progetto di Feto Antico e continuiamo a sostenere la realtà con altre iniziative. La cooperazione è nel nostro DNA, siamo un gruppo a matrice cooperativa, quindi chi più di noi sa quali siano i benefici, ma anche i rischi derivanti da sostenere appunto realtà cooperative. Nella cooperazione, se gestita bene, sicuramente c'è un indubbio valore aggiunto che viene sostanzialmente dislocato, localizzato appunto sul territorio, grazie anche a quelle marginalità, quell'assistenza che solo l'aggregazione appunto sa dare. E sicuramente oggi il tema cruciale è contribuire appunto a rilanciare questo modello di aggregazione, questo modello cooperativo che sa competere anche sui mercati internazionali. Cantinatollo ne è un esempio, ce ne sono tanti altri, ecco, nella regione, ma il tema è che il modello cooperativo oggi non ha nulla da invidiare a quello che è il modello industriale privatistico, e su questo punto di vista sicuramente anche noi riscontriamo diverse operazioni di aggregazione, di acquisizione e di entrata magari di fondi di investimento, soprattutto sul segmento agroalimentare, che in qualche modo vanno ad interrompere un po' quella che è la storicità anche delle realtà locali. Quindi preservare sicuramente il modello cooperativo è una delle nostre prerogative, ma anche una strategia di business che sicuramente andremo sicuramente a sostenere nei prossimi anni. Presidente Borgia, parlava di Fabio di sostenibilità nel bilancio che è stato appunto per la prima volta approvato anche da Cantinatollo dopo l'ottenimento della certificazione Equalitas. Ecco, che cosa significa anche per voi l'idea di sostenibilità, che poi quella è la parola d'ordine più importante degli ultimi anni, ma che non rimane uno slogan, soprattutto per chi ha nello spirito mutualistico di cui si parlava prima il proprio stesso DNA. Nei vostri processi anche di ristrutturazione organizzativa, che significa la sostenibilità? Dunque, il tema della sostenibilità, in tempi non sospetti, parliamo circa un secolo fa, è stato uno dei temi che ha posto e ha originato la nascita del movimento delle ex casse rurali ed artigiane, poi trasformatesi in banche di credito cooperativo con la riforma del 93.
Si tratta di rendere assolutamente compatibili con le esigenze umane, ma di un'umanità diffusa, non circoscritta ai portatori di interesse, i cosiddetti shareholder, quelli che sono proprietari e cercano finalità lucrative nella gestione di attività imprenditoriali, volgere appunto a vantaggio di collettività, di intere collettività, rispettando anche le collettività che verranno successivamente, il sistema economico. Noi come banca abbiamo avviato un percorso già da alcuni anni, prima ancora che arrivasse la tempesta normativa che BCE ha introdotto nel sistema attraverso il rilascio di diverse direttive che poi sono state anche fatte proprie da ECREA, che appunto volevano imporre o comunque convincere il sistema bancario a migrare, a ristrutturarsi e progettare il proprio percorso andando verso la sostenibilità. Lo abbiamo fatto facendo già in tempi non sospetti, anche noi abbiamo provato a organizzarci per entrambe le prospettive gestionali, la prima quella della raccolta facendo educazione finanziaria sui nostri depositanti al fine che questi potessero prendere in considerazione, oltre ai nostri tradizionali depositi, anche forme di investimento che avessero la connotazione di essere sostenibili sulla base di processi di certificazione che ne attestavano la validità. E quindi un'attività continua di educazione finanziaria che cerca di spostare le preferenze dei risparmiatori verso la raccolta indiretta, cioè quella che noi collochiamo ma che non è riferita a passivi della banca. E sotto il profilo degli investimenti, proprio in relazione a quanto poi indicato dalla norma BCE, abbiamo iniziato ad individuare quali fossero le modalità attraverso le quali individuare le aziende che avevano poi fatto scelte ESG, si suol dire adesso in questo momento, quindi compatibili con sistemi di tipo ambientale, economico e sociale. E quindi in questa prospettiva ci siamo mossi cominciando anche a modificare il sistema di rating che noi utilizziamo per valutare la nostra clientela, un sistema che è fatto per dare basi di valutazioni che consentono di individuare la clientela più meritevole. Oggi diventa un plus importante per il nostro cliente da affidare la circostanza che lui si sia premunito di un'attività di ricondizionamento della struttura organizzativa che vadano verso la sostenibilità. Il sistema di rating quindi genera un miglioramento della valutazione nei casi in cui il cliente dimostra di aver adottato procedure di riqualificazione organizzativa, e questo egoisticamente comporta per la banca anche un minore assorbimento patrimoniale che ci consente, a parità di patrimonio, di amplificare il volume degli impieghi, degli investimenti. Quindi noi ci siamo voluti muovere anche da un punto di vista divulgativo attraverso la Abruzzese Salute, che è la mutua della Banca di Credito Cooperativo. Abbiamo creato una rivista scientifica che ha proprio la finalità di creare quel substrato di attenzione e di concentrazione sul tema della sostenibilità, anche chiamando ad esprimersi studiosi di tutto il mondo che hanno aderito a questo progetto, e tutto questo porterà anche alla creazione di un osservatorio sulla sostenibilità che a noi piacerebbe far nascere proprio nel comprensorio della Val di Foro, con cui abbiamo avviato questa bellissima collaborazione di cui parlavamo poc'anzi. Certo, Di Fabio, è un momento complesso, dicevamo, quello della competizione sui mercati internazionali all'indomani del lockdown, della pandemia, che comunque non ha bloccato la movimentazione delle merci, per cui c'è una parte del settore che ne ha risentito o meno, una parte invece del settore vitivinicolo che fa fatica ancora a rialzarsi. Si tratta dunque di un po' diversificare l'offerta, un po' la ricetta per uscire dai momenti in cui un qualcosa, che potrebbe essere anche il conflitto in corso, con magari appunto le sue ripercussioni, può determinare. Ecco, voi come
tentate in qualche modo di competere con, sui mercati internazionali con una diversificazione dell'offerta, pur essendo un prodotto unico come quello del vino che viene prodotto appunto dai vostri soci. Riparto da una riflessione giustissima fatta dal professor Borgia inizialmente. La nostra strategia nasce circa 40 anni fa, quando si è deciso di puntare significativamente sul consumatore finale, quindi sull'imbottigliato. Ciò ha determinato una ricerca continua dell'eccellenza produttiva che passava per un'attenzione massima a quella che era la produzione di ogni singolo nostro produttore, ovviamente socio, e che ci ha portato a sperimentare sempre di più strade che potessero determinare un posizionamento del nostro brand idoneo a quella che era l'esigenza del mercato. Quindi l'attenzione fondamentale al mercato e a quelle che sono le tendenze, le richieste del mercato stesso sono sempre state nelle nostre strategie produttive di vinificazione e anche commerciali. Evidentemente bisogna fare poi il conto con quella che è la realtà competitiva. Io credo che il vantaggio che noi abbiamo sempre cercato di sfruttare è quello di, passatemi il termine, offrire una democratizzazione nella possibilità di approcciarsi al mondo dell'enologia. Ciò significa che per bere una buona bottiglia di vino non bisogna per forza spendere centinaia e centinaia di euro, ma bisogna piuttosto essere attenti nel selezionare alcuni prodotti e potersi approcciare a dei prodotti che hanno un rapporto qualità e ovviamente prezzo adeguato, giusto, non basso, ma adeguato. Questo è sempre stato il nostro must, lo abbiamo sempre perseguito cercando di stressare la nostra capacità di selezione dei vigneti, la nostra attenzione all'aspetto produttivo in cantina. E su questo poi si è innestata ovviamente anche una strategia di sviluppo commerciale che è passata anche per alcuni momenti che ha indicato anche il dottor Mancinelli, che ad esempio sono culminati nel perseguimento e ottenimento della DOCG Tullum, che oggi rappresenta una denominazione di origine ovviamente controllata e garantita, quasi unica nel panorama abruzzese, perché è volta alla valorizzazione di una tipologia e di una tipicità produttiva che è quella che avviene poi nella produzione del comune di Tollo e che tutela questo microambiente senza dare la possibilità di esportarne, ad esempio, come diceva all'inizio il professor Borgia, lo sfuso all'estero o lo sfuso in Italia. Noi controlliamo perfettamente tutta la filiera della produzione, dal grappolo dell'uva fino alla bottiglia. Credo che questo, assieme appunto ad una oculata strategia di pricing, ci abbia permesso di continuare a essere competitivi, soprattutto oggi nei mercati esteri. Ecco, una precisazione, perché sentivo Mancinelli che parlava di feudo antico, lei che parlava della DOC Tullum. Oggi Cantina Tollo è Cantina Tollo Group, vale, sì, dire, non è più soltanto Cantina Tollo, ma ci sono una serie di attività che vi hanno fatto diventare in qualche modo una holding. La nostra azienda, sì, ormai da originariamente azienda produttiva è evoluta verso un modello un po' più complesso, che è quello dove Cantina Tollo è la holding del gruppo ed ha nel suo gruppo altre tre aziende che si diversificano in ragione delle mission a cui sono state destinate e in ragione soprattutto dei target di riferimento, per cui abbiamo aziende come ad esempio Feudantico che, veicolando la DOCG Tullum, sono orientate prevalentemente al mercato dell'oreca, al mercato dell'on trade, quindi il mercato tradizionale. Abbiamo invece aziende come ad esempio Aura Madre, che è un'azienda che abbiamo costituito da pochissimo e che si occupa prevalentemente dell'offerta di vini biologici
con una logica multiregionale, quindi attivando delle partnership con aziende simili alla nostra in altre regioni italiane. E poi abbiamo anche un'altra azienda che si chiama Borgovenna, che è un'azienda che invece svolge una competizione su un segmento di mercato che è quello dell'off trade, con appunto una logica un po' più orientata al mercato mass market, al mercato moderno. Bene, Mancinelli, le chiedo, appunto, avendo inquadrato in qualche modo sia con gli interventi di Borgia che con quelli di Fabio una situazione di contesto. Ecco, com'è il contesto per il gruppo Icrea nel leggere la situazione internazionale, innanzitutto dal punto di vista economico, alla luce di guerra, pandemia, di quanto è accaduto negli ultimi anni e negli ultimi mesi, e soprattutto come calibrare rispetto a quanto avviene nel mondo e anche nel nostro paese i vostri prodotti e i vostri servizi? Sì, allora su questo nel corso degli ultimi mesi sicuramente abbiamo avviato una serie di analisi anche interne sui dati del gruppo, in particolare sul segmento agribusiness. Abbiamo studiato qual è stato un po' l'andamento a livello appunto di gruppo sulle esposizioni creditizie negli ultimi 24-36 mesi sul segmento dell'agroalimentare, anche per vedere come sostanzialmente questo settore ha reagito in primis ad una pandemia, ora in un contesto di tensione sulle materie prime, sui prezzi delle materie prime, che è ovviamente trasversale anche ad altri settori dell'economia nazionale. Quello che è emerso è che il gruppo Icrea in particolare ha incrementato addirittura ha performato in maniera più che positiva il sostegno nel settore agroalimentare, raggiungendo anche delle percentuali di impiego superiori a quelle degli altri gruppi bancari nel corso degli ultimi 24 mesi, ma stiamo registrando da inizio anno prevalentemente una dinamica di contrazione che è dovuta in particolare un po' al tema dei tassi di interesse, che ovviamente è un tema che si sta riverberando non solo sull'agroalimentare ma su tutti i settori dell'economia italiana, ma anche un tema legato ai rincari delle materie prime. Questo settore, l'agroalimentare nella sua accezione più ampia, se nel periodo pandemico è stato uno dei pochi settori ovviamente ad essere ancora attivo e che ha sostanzialmente operato in continuità, ora sta soffrendo sicuramente il contesto internazionale. Sotto questo punto di vista, come gruppo abbiamo messo in campo ovviamente tutte le task force dedicate, in primis sicuramente per lo sviluppo del PNRR. Infatti vorrei ricordare che anche se siamo in un contesto sicuramente difficile per le nostre imprese, ma abbiamo un piano nazionale di ripresa e resilienza da dover attuare e che prevede proprio per il settore agroalimentare un montante di 7 miliardi di euro di contribuzione, che non è poco. E poi abbiamo associato, oltre alla task force dedicata al PNRR, altre assistenze dedicate sviluppate in continuità con i quadri emergenziali che sono tuttora in essere, quindi lo sviluppo di finanziamenti garantiti da garanzie statali per il sostegno appunto contro il caro energia, contro il caro materie prime, e su questo abbiamo un ampio ventaglio di opportunità che in questo momento stiamo offrendo alle imprese utilizzando le varie garanzie statali previste dall'attuale quadro temporaneo straordinario approvato anche in seno all'Unione Europea. E stiamo mettendo in campo anche un ulteriore strumento che è passato un po' sottotono nel corso degli ultimi anni, perché poi parliamo di un decreto di metà 2020, uno dei primi decreti dopo la prima ondata pandemica, che ha sostanzialmente sdoganato quello che è
il cosiddetto pegno rotativo, cioè sostanzialmente lo sviluppo di finanziamenti con a garanzia prodotti agroalimentari a denominazione. Oggi è infatti possibile supportare le imprese con dei finanziamenti con a garanzia come collaterale appunto i prodotti agroalimentari a denominazione. E questo decreto di metà 2020 ha sostanzialmente esteso a tutti i prodotti a denominazione, inclusi i vini, gli oli, ad esempio, la possibilità di essere eleggibili come una garanzia per supportare il montaggio di strumenti finanziari. E su questo frangente stiamo sicuramente supportando il settore con dei finanziamenti dedicati, con questa forma innovativa di garanzia, e quindi ad oggi le assistenze variano un po' su tutti i fronti, sia dal breve al medio al lungo termine. Ad esempio, recentemente, proprio con la Cantina Toll, abbiamo utilizzato anche delle provviste dedicate che in questo momento sono concesse al sistema bancario da parte di Cassa Depositi e Prestiti, e quindi stiamo utilizzando anche questi strumenti per poter sostenere le imprese in un periodo ovviamente non facile, ma diamo fiducia anche su lunghe durate, e questo sicuramente non è scontato perché molti altri gruppi preferiscono concentrarsi su orizzonti ben più contenuti. Quindi la gamma di offerte è sicuramente molto ampia in questo momento. Bene, noi ci fermiamo per l'ultima pausa, tra poco torneremo in studio anche per qualche considerazione conclusiva, anche per parlare del fatto che qui stiamo, insomma, parlando di una grande azienda come Cantina Toll, ma come questo discorso possa coinvolgere anche altri interlocutori del tessuto economico-sociale, anche di dimensioni diverse. A tra poco. Allora, siamo tornati in studio, Presidente Borgia, dicevo, prima della pubblicità. Noi stiamo parlando di una grande azienda, Cantina Toll, che pure è composta da piccole imprese, perché sono tutti coltivatori diretti i soci di Cantina Toll. Però, insomma, voi l'ambizione che avete, soprattutto nell'aprire uno sportello in Val di Foro, che questa è un po' la notizia di cronaca che lei ci ha dato questa sera, cioè, si apre un po' a tutto il resto del mondo, il mondo delle imprese, il mondo delle famiglie, ma qui parliamo in particolare degli strumenti per il settore, per il distretto agricolo. Allora, chi non conoscesse le opportunità che vengono poste da questa sinergia tra voi e le imprese, cosa deve fare, che tipo di servizi e di prodotti può essere messa in competizione con quello che, insomma, anche tutto il resto, il sistema del credito mette in campo sul nostro territorio. Guardi, quando abbiamo avuto la convinzione che fosse un buon affare anche per la banca, oltre che per la collettività, aprire un nuovo sportello, ci siamo dovuti sforzare di far capire a molte persone, a molti operatori, a molte istituzioni che comunque avevano da poter dire la loro su questo tema, quali fossero le opportunità che una piccola banca poteva cogliere in un contesto in cui non era già presente. E brevemente, di fondo, noi abbiamo la possibilità, noi continuiamo a prediligere il rapporto di tipo transazionale in aggiunta a quello consulenziale. Le grandi banche ormai hanno un approccio più industriale, nel contatto si limitano a fare consulenza, i rapporti, le attività di tipo transazionale ormai vengono tutte relegate all'home banking. La materialità del rapporto invece diventa per noi un'opportunità di tipo commerciale, perché incontrando anche mentre fa la fila il cliente, noi abbiamo la possibilità, attraverso i nostri operatori che fanno finta di fare gli operatori di sportello, ma che in realtà sono le punte avanzate, i sensori delle esigenze della clientela, soprattutto di quella
della piccola clientela diffusa, frastagliata, frazionata e individuare subito delle possibili risposte attraverso le quali noi facciamo volumi, diciamola così com'è, ma facciamo volumi in coerenza, perfetta coerenza con le esigenze della collettività. Quindi quello che per noi diventa un momento di collaborazione con il cliente, che invece viene visto con una sorta di distacco magari dai più grandi istituti, è diventata la ragione principale che ci ha convinti a fare questo passo. Devo dire che questa idea ci ha dato ragione, perché già prima che la banca aprisse molti operatori, centinaia devo dire di operatori, hanno aperto i loro conti in altre filiali in cui eravamo già presenti, nell'attesa di spostarli nella filiale che poi abbiamo aperto. Quindi esisteva un'esigenza molto diffusa di banche di piccola e media dimensione, anche a causa della chiusura di molti sportelli dell'ex Cassa di Risparmio di Chieti in quel territorio e del cambio di approccio che la ex banca di Lanciano e Sulmona, poi diventata Biper, ha avuto con il proprio territorio. Tutti gli approcci sono per carità legittimi, sono giustificabili. Quello nostro è quello di cercare il contatto con il cliente, di non vederlo come un'origine di aggravio di costi, ma come un'opportunità commerciale. E lo sviluppo noi lo vogliamo portare avanti proprio sulla base di questo clima relazionale di contaminazione reciproca di esigenze, di risposte alle esigenze che noi riusciamo a esattamente percepire grazie ai sensori che rappresentano gli sportelli. Non è possibile fare diversamente. Allora, Di Fabio, lei è direttore generale di una grande azienda. In questo preciso momento congiunturale della vita economica internazionale, la domanda che le faccio è proprio legata a questa dimensione, come si dice, global, perché abbiamo visto con pochi mesi di guerra, di embargo, ma lo abbiamo visto anche prima, perché per esempio sul settore automotive queste difficoltà si verificavano anche in precedenza. La difficoltà di approvvigionamento delle materie prime in quella che sembrava essere la rete dell'immediatezza del mercato globale e della competizione sui prezzi al ribasso, qualche limite lo ha formato, lo ha mostrato. Per esempio, mi risulta che nel vostro campo avete qualche difficoltà, tutte le aziende, nell'approvvigionarsi di bottiglie. Voi ne producete milioni ogni anno, però non si trovano le bottiglie e non si trovano nei tempi e nei costi necessari. Ecco, questa difficoltà può diventare, così come quando c'è una crisi, una opportunità per rilanciare sul territorio idee, progetti industriali di filiera rispetto a questa eccellenza che può essere la produzione vitivinicola, quindi nel realizzare un indotto che abbia però la possibilità di essere poi sostenuto a livello di mercato. Ecco, state pensando anche a questo? Come dire, direttore, ha centrato uno dei paradigmi e paradossi che in questo momento stanno un po' affliggendo l'economia vitivinicola in generale, poi anche aziende come la nostra che, avendo uno sviluppo abbastanza significativo sull'imbottigliato, si trovano nella difficoltà poi di non riuscire ad evadere a volte ordini perché non ci sono, c'è uno shortage, come si usa dire oggi, mutuando termini inglesi, di materiali, tra cui quello il vetro, che rappresenta appunto, ha dei deficit di produzione significativi. Peraltro riprenderei anche un argomento importante che secondo me va ragionato insieme a quello che diceva lei per fare un'ipotesi prospettica di filiera, che è poi anche quello della riduzione della marginalità, perché tutto questo fenomeno, oltre ad essere caratterizzato da una carenza di materiali, ma è anche caratterizzato da una esplosione dei costi dei materiali, che non sempre poi è possibile riversare al cliente finale. Forse non è nemmeno giusto riversare al cliente finale. Noi è chiaro che potendo avere una filiera completa dove addirittura si potesse partire anche dalla fornitura del vetro, potremmo essere, come dire, tutti molto più contenti e felici,
Anche perché la produzione del vetro è comunque caratterizzata da una sorta di oligopolio in questo momento, nel mondo, non in Italia. C'è però uno scoglio importante da superare, che è quello che è associato alla onerosità della costruzione di una vetreria, perché una vetreria ha dei costi molto importanti. E questo purtroppo, secondo me, rappresenta una difficoltà enorme, mentre per gli altri materiali, come ad esempio, la realizzazione delle etichette, i cartoni, la nostra regione ha già comunque, ma anche in Italia in generale, una fiorente produzione con tantissimi protagonisti. Da questo punto di vista, nel vetro invece ci sono pochissime realtà, vetrerie in Italia. E non hanno poi nemmeno la capacità di soddisfare tutta la produzione che c'è. Evidentemente il sistema nazionale dovrebbe iniziare un po' a fare i conti anche con questo, sicuramente. Bene, chiedo una riflessione su questo punto anche al dottor Mancinelli, perché è chiaro che siamo di fronte a un paradigma che è stato un po' sconfessato dai fatti. Noi lo scontiamo in Abruzzo, per esempio, appunto, dicevo, nel settore automotive, basta che ci sia un problema per un semiconduttore a Taiwan e si ferma la più grande fabbrica di questa regione per una settimana. Insomma, sono costi perché poi si va tutti in cassa integrazione, si ferma la produzione. Sono situazioni contingenti, ma situazioni che descrivono scenari in cui probabilmente ci hanno raccontato qualche favola di troppo. E allora, locale in alcuni aspetti, forse anche meglio che globale, anche se non vogliamo generalizzare, però insomma, banche che sono più vicine al territorio dovrebbero anche dare un contributo di stimolo di innovazione all'imprenditorialità sui settori che in questo momento possono essere più utili alla creazione di filiere, di distretti, allo sviluppo di un territorio come quello di una regione come l'Abruzzo. Sì, assolutamente. Su questo, sicuramente ci sono degli strumenti in questo preciso momento molto, molto utili. Ecco, prima citavo l'esempio calzante dei contratti di filiere di distretto, è uno degli assi portanti del PNRR, soprattutto sul segmento agroalimentare, che va nella direzione di appunto premiare le progettualità di aggregazione, di valorizzazione delle filiere, dei distretti di pregio, e consiste sostanzialmente consiste nel sostenere con delle provvidenze a titolo di fondo perduto, e quindi a titolo comunque di contribuzione pubblica, progetti anche molto complessi. Parliamo di una misura che mira a sostenere anche progettualità fino a 50 milioni di euro, che sono ovviamente molto sfidanti, e vanno nell'ottica di mettere appunto in filiera delle aziende con altre realtà del territorio, ma non solo, perché sono dei progetti che vanno anche nell'indirizzo della multiregionalità. Questo è uno dei tanti strumenti che in questo momento noi invitiamo appunto a valutare alle imprese, ma anche ovviamente alle banche del nostro gruppo, che fanno quotidianamente consulenza alle imprese stesse, perché crediamo che si va nella giusta direzione da questo punto di vista. Quindi il tema cruciale è quello: cercare di riunire un'offerta in maniera sempre più aggregata e cercare di mantenere una competitività. Oggi non abbiamo bisogno, le imprese non hanno bisogno di incrementare i volumi, ma di preservare le marginalità. E questa è la sfida che hanno le imprese, ma che hanno un po' tutti in questo momento, perché preservare le marginalità ci consentirà appunto di superare questo momento delicato, sperando ovviamente di agganciare una ripresa che fino all'inizio anno, prima del conflitto, si prospettava più solida e duratura. Oggi è sicuramente minata da diverse incertezze. Però su questo siamo positivi, abbiamo
un settore come quello agroalimentare che è strutturalmente sano ed è anche anticiclico, è sempre andato un po' in controtendenza nelle fasi dell'economia più delicate e comunque la resilienza di questo settore ci insegna che è un segmento della nostra economia strategico che dobbiamo sicuramente preservare e da questo punto di vista noi banche, in particolare il credito cooperativo, è chiamato a questa sfida e la coglieremo sicuramente. Grazie, grazie Mancinelli, noi la ringraziamo per il suo intervento che insomma ha dato anche un quadro nazionale a questa esperienza che stiamo vivendo in Abruzzo. Grazie ancora, io sono grazie in chiusura con una battuta, un telegramma di Andrea Di Fabio prima di chiudere col Presidente Borgia. Come è andata, come sta andando, come è andata questa vendemmia e come sta andando questa annata vinaria? La vendemmia è andata bene, la produzione è stata di qualità. Esiste in questo momento storico una fase di difficoltà derivante da un'incertezza in generale congiunturale di sistema, di quello che dicevamo prima, derivante anche da questa guerra che sembra non finire mai, per cui salgono ulteriormente tutti i costi della vita, quindi il bene vino che tutto sommato oggi è visto non è assolutamente una commodity, ma viene considerato un vero e proprio bene di lusso, in determinati canali inizia ad avere qualche difficoltà. Ma i costi dell'energia si ripercuoteranno sui costi delle bottiglie di vino per i consumatori? Cerchiamo di fare del nostro meglio e di tamponare al meglio questa situazione per avere poi una politica commerciale che sia piuttosto continuativa e non discontinua, non crei scossoni nei confronti del consumatore finale. Borgia, quanto sta contando la crisi energetica sulle aziende, soprattutto quali difficoltà vivono anche le famiglie? Voi avete anche degli strumenti di tipo mutualistico per affrontare situazioni in difficoltà che possono investire i vostri soci, perché ricordiamo che è una banca cooperativa, ma possono insomma comunque rendervi autori di sostegni nei confronti di situazioni territoriali che vivono un momento di difficoltà. Oltre a tutte le attività in ambito bancario, perché ci stiamo organizzando col sistema dei ristorni a favore dei nostri soci, soprattutto quelli che hanno contratto mutui a tasso variabile, che quindi si ritrovano oggi con rate in crescita, con forme di restituzione dei costi che loro hanno sostenuto, che vadano a mitigare gli impatti sulla gestione mensile, perché a fine mese si ragiona col principio di cassa e non col principio di competenze in famiglia, diciamo. E poi chiaramente, essendo una banca di credito cooperativo, abbiamo pensato di volerci contaminare rispetto anche a esigenze diverse da quelle strettamente bancarie. Abbiamo creato due associazioni, una 10 anni fa, che è la Abruzzese Salute, a cui sono iscritte 1200 famiglie del nostro mondo, e che vede appunto questo operatore erogare servizi attinenti prevalentemente ai rimborsi su spese sanitarie, su esigenze scolastiche, su acquisto libri, erogazione di borse di studio ai figli dei nostri soci meritevoli. E un'altra associazione che invece è nata sulla scorta dei disagi originati dal Covid, è un'associazione che avrà come primo obiettivo quello della telemedicina, cioè quella di quella modalità di erogazione dell'assistenza medico-sanitaria attraverso l'utilizzo di sistemi esperti che facciano colloquiare il medico di base con i pazienti, soprattutto quelli allettati o quelli cronici, che altrimenti sarebbero destinati o all'ospedalizzazione molto onerosa a livello sociale, oppure rimanere relegati a casa, isolati rispetto al mondo circostante. Su questo tema stiamo confezionando un progetto che sarà proposto alle autorità pubbliche competenti, perché vogliamo
portare questa novità che vedrebbe l'Abruzzo come pioniere in Italia. Bene, grazie allora Presidente Borgia, grazie a Mancinelli che è intervenuto da remoto, grazie al direttore Di Fabio, e noi continueremo a seguire questo progetto per vedere se ci saranno ulteriori sviluppi nei prossimi anni, perché insomma periodicamente continuiamo a monitorare questa idea che è nata proprio qui nei nostri studi e che stiamo accompagnando nel suo sviluppo. Grazie a tutti i nostri telespettatori e vi auguro una buona serata.